Buongiorno da me e da, si vede? Brian, minchia, sta un vlog con un incidente, stavo morendo, ho visto il mobile e l'intro parte così. I don't wanna love for Christmas, there is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Positività, appunto, è solo una maschera per non far preoccupare gli altri. Quando lo portai dissi: perché mio figlio quando lo chiamo non si gira, non parla più, non indica più le cose, non guarda più la TV, non imita più le canzoni? In quel momento io non consideravo nessuno, io non mi ricordavo nemmeno come si chiamavano le mie sorelle. È come se mi mancasse qualcosa, non mi so spiegare qualcosa. Poi ci penso e dico sì, manca qualcosa, ecco. 3:30 di quel giorno non riuscivo nemmeno a respirare. Il tuo uomo sta dormendo accanto a te. Hai ragione, Paola, hai proprio ragione. È l'uomo più bello che abbia mai avuto accanto. Buongiorno della Immacolata, senza morire. Io mi faccio un po' di... due fettine di pane bianco con la Nutella. E Brian invece sta mangiando i biscotti gran cereale. Voleva la Coca-Cola. Ecco, voleva la Coca-Cola come bevanda. Gli ho detto: ribevi il latte o niente. Quindi già sta incazzato di prima mattina. Ma fotti cazzi, figlio mio. Devi mangiare le cose. Sto uscendo per comprare il pane. C'è vento e pioggia che non si capisce, ragazzi. Sto portando l'ombrello, ma so che l'impresa, ecco, se poi scassa l'ombrello, l'impresa di non bagnarmi risulterà vana. Quindi ho liberato l'ascensore. Forse siamo arrivati in quel periodo dove l'ascensore è gratis, però io vi dico una cosa. Nel primo periodo lockdown l'ascensore era completamente gratis, stavolta invece quando eravamo in zona rossa abbiamo perennemente pagato l'ascensore, però non c'è stata sta cortesia riservata all'inizio. Ma vedo, non l'ho preso il pane, l'ho prenotato, perché esce tra mezz'ora, quindi adesso vado dentro, finisco di fare le cose, devo fare il dolce, il tortilo che vi feci vedere su Instagram, e poi vado a prendere il pane. Sto facendo i tortini, la ricetta ve la metterò senza musica, perché dal telefono non so editare con l'iPhone, però vi metterò il procedimento e lo trovate anche nelle stories in evidenza su Instagram, perché l'ho già fatto una volta, solo che stavolta correggo la cottura. Cioè praticamente l'ho cotto 10 minuti in più. E qui stiamo colorando il calendario, gliel'ha fatto stampare il padre, me l'ha fatto stampare il padre, e quindi dopo lo spigliamo. Vai Brian. Però non vi ho fatto vedere i tortini, li volete vedere? Non sono venuti un cazzo, come dicevo io, però sono venuti buoni. Che ti porta Babbo Natale? Non mi porto un cazzo di niente, perché dico le parolacce. Ma vaffanculo! Abbiamo colorato, però dobbiamo fare gli altri visi, ma lo continuerà a fare domani. Ci abbiamo qui sta litigando con lei, troppo si è addormentato. E qui abbiamo i tortini che sembrano innevati, però non c'è il cuore morbido. Come faccio? Qua c'è il rumore anche dell'asciugatrice, vi faccio vedere che non è morbido, però
è comunque buono. Non è venuto morbido, però un po' più crudetto in mezzo, deve stare meno. Però c'è buono, una buono. Persona preparatevi a prenderla per i fondelli, eh? Aspetta, aspettata. Posso fare la mia poesia della bella? Oh no, è arrivato Pasquale. Però aspetta, aspetta, buonasera, voglio dirti una cosa. Guarda che hanno parlato male di te prima, eh. Per ciao Grenzi. Lo so, mi hanno avvisato, mi hanno mandato lo spezzettone. Lo spezzettino, te lo mando. Le patate ti faranno la live di Steam. Posso fare la mia poesia? Sì, sì, sì. Avete parlato della mia pasta e patate. Io a te, Claudio, ti faccio morire agitato. Non funziona. Infatti, questo faccia un po' schifo, Reginella. Reginella, stai perdendo colpi? Come mai? Mi saluto così vicino alla lampada della mia amica Elena, che io adoro questa lampada, perché è quella che rilassa Brian. Adoro. Comprata da Tiger, mi pare, se la volete, perché se volete sapere dove si prende, perché io da quando faccio vlog e ho Instagram, ogni cosa che vi faccio vedere, Reggi, dove l'hai comprata? Ma io come influencer faccio schifo perché non mi ricordo mai le cose, però questa me la ricordo perché me la regalò la mia amica, ripeto, la mia moderatrice Elena, e non so precisamente quanto la pagò, perché io glielo chiesi per comprarla una mia mamma, però poi comunque da Tiger non ci sono andata più. Vabbè, non so nemmeno se ce l'hanno più, perché oramai è un annetto che mi ha mandato sto pacco. Comunque vi approfitto della luce più bianca per darvi la buonanotte. I tortini erano buoni, ma anche stavolta cremosi, li facciamo domani. Prima o poi ci riuscirò, anche se io... aio! Mi devi contattare in privato e mi devi dire come cacchio fai a farmi venire col cuore morbido. Quello voglio sapere. Un bacio a tutti. Guardate che stanno per tornare le live, perché forse domani mi mettono la connessione wifi, come dice Claudio. No, come dice Claudio, che lo dico io. Quindi presto ritorneranno le live, raga, i giorni in cui devo andare a lavorare. Magari il giorno dove devo andare a lavorare e il giorno dopo, quando mi devo svegliare pure presto, però almeno un paio di live a settimana ve le assicuro. Buonanotte e fate sogni d'oro, e voi che potete, toccate gli uomini, i vostri uomini preferibilmente. I don't wanna love for Christmas, there is just one thing I need. I don't care about the presents underneath.